Eccoci qua, la festa. Perbacque, dove sei stato? Ti abbiamo aspettato così a lungo. Andiamo, Harry. Felice che ce l'abbia fatta, Harry. Ti consiglio di assaggiare il pane stantio e il salmone ammuffito. Stai attento a Pix, Harry. È in vena di combinare qualche scherzo. Fai come se fossi a casa tua, Harry. Ron e Hermione sono qui, da qualche parte. Felice complemorte, Nick. Credo che Ron abbia un regalo per te. Andrò a dirgli di portarlo qui. Ecco, Pix vuole rompere le palle. Beh, adesso dovrete affrontare Pix. Pix si è gettato dietro il tavolo, Harry. Usa l'incantesimo respingente per restituirgli il favore. Ok, quindi dovete... Ripeto! Distruggere quello che hai in mano, perché sennò ve lo lancia contro. E poi dovete colpire lui, o direttamente colpire lui. Quindi mirate bene. L'avete sconfitto. Pix, restituisci a Ron il suo regalo. Ti farò a pezzi. La voce andava affievolendosi. Harry era certo che si stesse allontanando, spostandosi verso l'alto. Cominciò a correre con il cuore in gola. Sulla parete davanti luccicava qualcosa. Harry si avvicinò lentamente, scrutando le tenebre. Mrs. Purr, la gatta di Gazza, pendeva appesa per la coda dal braccio della torcia. Era rigida come uno stoccafisso e gli occhi, spalancati, fissavano il vuoto. Sulla parete, sopra la gatta pietrificata, era stata dipinta una scritta a lettere cubitali. Quando la lesse, Harry sentì il sangue ghiacciarglisi nelle vene. La camera dei segreti è stata aperta. Temete, nemici dell'erede. Prima che Harry avesse il tempo di allontanarsi, il corridoio fu invaso da una moltitudine di persone. Quando Gazza vide Mrs. Purr, iniziò a sbraitare con tono accusatorio contro Harry. Tu! Sei stato tu a uccidere la mia gatta! Sei stato tu a ucciderla!
E Draco Malfoy gridò in modo che tutti potessero sentirlo. Temete, nemici dell'erede! La prossima volta tocca a voi, mezzo sangue! Il professor Silente cercò di calmare gli animi e invitò tutti a tornare nei rispettivi dormitori. Ron ammise di non avere la più pallida idea di chi fosse l'erede di Serpe Verde. Così lui e Harry si diressero verso la biblioteca per raggiungere Hermione. Sono sicuro che l'erede di Serpe Verde è Draco Malfoy. Potresti anche avere ragione. Se è davvero lui, conosco un modo per dimostrarlo. La pozione polisucco. Poli... cosa? La pozione polisucco è in grado di trasformare una persona in qualcun altro. Dovremmo assumere le sembianze di tre serpe verde e intrufolarci nella loro sala di ritrovo. Potremmo ingannare Malfoy e fargli ammettere di essere l'erede. Per preparare la pozione polisucco avremo bisogno di parecchi ingredienti. Muschio crisopo, sanguisughe, erba fondente, centinovia, corno di bicorno e pelle tritata di girilacco. Bene, io procurerò la centinovia e l'erba fondente. Harry, tu puoi cercare le sanguisughe, le mosche crisopa e la pelle tritata di girilacco. Io mi procurerò il corno di bicorno. Guardate che ore sono! Dovete andare alla lezione di pozioni. Io cercherò un calderone. Quando avrò trovato un luogo dove preparare la pozione polisucco, manderò Edwige. Ok. Adesso avete capito tutto quello che è successo. Voglio preparare per scoprire se è davvero Malfoy. E vabbè, se conoscete la storia, insomma, non mi sto a spiegare troppo, insomma. Comunque, ad ogni modo, adesso dovete andare alla lezione di pozioni. Silenzio, la preparazione delle pozioni è una scienza molto delicata. Suggerisco a Potter, Wesley e Patchock di ascoltare attentamente ogni mia parola. Quest'anno, esattamente come l'anno scorso, non tollererò la minima disobbedienza. Fai attenzione, Potter. Ora ci rammenterai come si prepara una pozione rigeneratrice. Se ti ricordi, per prima cosa dovresti attivare il calderone. A questo vabbè, punto devi fare la stessa cosa se avete, giocato il primo, il non è uguale. Dovete fare la stessa cosa. Quindi, all'opera. Prendete i tasti, in corrispondenza. Niente male. Solo uno stupido avrebbe potuto aspettarsi di meglio da te. Adesso ricorda, quando il calderone è pieno, puoi attivarlo per ottenere la pozione rigeneratrice. La lezione è terminata.